Il sindaco di Scalea, in Calabria, Gennaro Licursi, impiegato dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di essersi assentato, in modo arbitrario, dal posto di lavoro. Tre dipendenti dell'ASP sono stati sospesi perché sarebbero stati suoi complici. L'operazione, che ha portato all'arresto del primo cittadino di Scalea, è stata denominata Ghost Work. A Licursi, che è stato posto agli arresti domiciliari, viene contestato il reato di truffa aggravata. Nei confronti del primo cittadino di Scalea, i finanzieri della tenenza di Scalea hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni e dal sostituto procuratore Maurizio De Franchis, che ha coordinato l'inchiesta. Una volta timbrato il cartellino, secondo l'accusa, il sindaco lasciava l'ufficio e si dedicava allo svolgimento di altre attività di natura personale. Il primo cittadino attestava in modo falso di andare in missione lavorativa per conto dell'ufficio. I suoi colleghi, dipendenti presso diverse sedi dell'ASP, Cosenza, Amantea e Scalea, attestavano quindi che le missioni del primo cittadino si erano svolte in modo regolare. Secondo la Guardia di Finanza, invece, così non era e per oltre 650 ore il primo cittadino si assentava dal lavoro in modo arbitrario, da qui l'accusa di truffa e quindi l'arresto.